perché è una brava persona, una persona che non dà fastidio, una persona che non chiede niente. Una raccolta fondi per aiutare Tiziano Birra, il closard svizzero che da anni abita in una roulotte nel parcheggio del polo scolastico di via 25 Aprile assieme all'inseparabile Bubu. Il suo riparo di fortuna nella notte tra Natale e Santo Stefano era stato infatti preso a sassate da un gruppo di ragazzi che avevano spaccato due finestre, poi le scuse seguite da un biglietto con 80 euro per ripagare il danno dagli autori dell'ignobile gesto rimasti sempre anonimi ed infine purtroppo un altro assalto che aveva messo fuori uso anche la terza finestra. Sento sclen che hanno rotto l'ultima finestra di là, mentre io andavo in giù mi hanno tirato una sassata pure a me, ma non mi hanno preso, quindi così adesso si è passato i limiti, Episodi sui quali indagano le forze dell'ordine che avevano immediatamente scatenato tanta solidarietà nei confronti di Tiziano. Adesso la raccolta fondi per poter riparare le finestre del camper. A lanciare l'iniziativa il Caffè Noir di via Vittorio Veneto, nella zona del sottopasso dove Tiziano trascorre gran parte delle sue giornate. Voi vi eravate già mobilitati per... Abbiamo già fatto una raccolta fondi qualche anno fa per acquistare questa roulotte perché lui abitava fuori. Lui è sempre qua con il suo cane? Sì, tutti i giorni, tempo permettendo.